Una ricetta semplice per ricordarsi dove abita la fiducia. In tutto questo bailame di possibilità di comunicazione, di marketing, campagne, siti web, pagine Facebook, chi più ne ha più ne metta, spesso ci dimentichiamo di cose che sono essenziali per poter conquistare la fiducia degli altri, dimostrandoci credibili. Facciamo gli affabili, impariamo le tecniche di persuasione, studiamo e leggiamo decine di libri, utilizziamo le ultime tecniche, strategie, tool e servizi per poterci far conoscere da decine di migliaia di persone in modo da potergli offrire i nostri prodotti e servizi. Ma di tutte queste cose, nessuna ci aiuta realmente ad apparire come persone o aziende di fiducia se non le cose che io e te personalmente facciamo nella vita di tutti i giorni quando interagiamo con il nostro staff, con i nostri partner, con i nostri fornitori, con i nostri clienti. È da lì che parte tutto il nostro potenziale di poter dimostrare la nostra credibilità. E bastano due cose. Non voglio dire in teoria semplicissime, ma due cose molto specifiche per apparire credibili e degni di fiducia. Non sono la quantità di poltrone, segretarie, schermi luminosi, trofei, successi. Un conto è essere bravi, altra cosa è meritare la mia fiducia. Per conquistarla, le due cose che fanno la differenza sono la capacità di ascolto del mio interlocutore, che sia un consulente, un esperto, uno specialista, un'azienda, un negozio, non fa differenza. È in grado di ascoltarmi o parla sempre lui? È in grado di fare domande interessanti, di prendere nota e quindi aprire un vero e proprio dialogo o è un canale di trasmissione di informazioni a senso unico? È in grado di mettersi in discussione o è una stazione televisiva? 2. Mantiene la parola, ma non in senso lato. Se ti prometto che domani ti manderò una cosa, te la mando. Se ti dico che entro la prossima settimana ti do il feedback sul tuo articolo, te lo do. Non lascio poi cadere la cosa. Non faccio passare le scadenze come nulla fosse. Non arrivo sistematicamente in ritardo avendo sempre la giustificazione pronta. Quindi, dove noi manchiamo di più è sull'essere affidabili, sull'avere una parola degna di tale nome. Prometti una cosa? Dici che la farai? Falla. Questi due elementi, ascolto e mantenere la parola, sono per me le cose che fanno maggior differenza nello stabilire una relazione di lunga durata con qualsiasi interlocutore, essere umano, brand, marchio, azienda, negozio, coach o consulente che sia.